venerdì mattina. Allora, Mauro è già di là al lavoro perché sta facendo il pane, invece io sono qui sommersa da mille scatoloni perché ieri sera siamo andate a prendere tutto quello che ci serve per fare l'albero. Quindi ci siamo dati da fare. Allora, il primo albero che farò sarà questo qui, che è quello da mettere in giardino, che a me piace tantissimo perché sembra proprio un pino vero. Poi messo all'interno di questo vaso è davvero perfetto, sono molto felice di averlo preso perché è veramente adatto a questo pino, ma non avevo dubbi perché quando l'ho acquistato l'ho visto proprio in negozio con all'interno questo pino qui, quindi avevo già in mente il risultato perché l'ho visto. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio e poi andiamo a decorarlo insieme. Questo qui è quello che starà fuori e lo decorerò come faccio sempre, in maniera molto minimal, quindi giusto qualche piccolo dettaglio con colori che stanno bene fra di loro e basta. Qua è il pino. Devo solo un attimo mettere un rinforzo all'interno del vaso perché, come vedete, sta leggermente piegato e a me questa cosa qui dà in testa perché sono una super perfezionista, quindi mi dà un po' sui nervi. E ci sono già le luci perché le avevamo messe l'anno scorso e le avevo lasciate. Un filo di luci è con l'interruttore, che è precisamente questo qui, e l'altro, che non so, è mischiato invece, è con la pila. Quello che va a pila ha le luci bianche calde, le altre invece sono luci colorate, ma io le ho messe in un modo che stanno bene perché si vanno a mischiare insieme. Avevo fatto così perché un filo solo non mi piaceva, c'erano troppe poche luci, e poi perché volevo dare più intensità con la luce calda. Io, sia per quanto riguarda quest'albero che starà in giardino che per quello che starà in casa, sono anni che utilizzo i micro LED. Adesso ve li faccio vedere. Secondo me sono perfetti perché non si vedono. Quando voi andate a mettere le luci nell'albero, le luci non le vedete perché non hanno il classico pezzettino con la luce. Quindi le avevo cercate tantissimo tempo fa e le avevo poi trovate. Io le avevo comprate su Amazon, no scusate, io le avevo comprate da Max Factory e poi li avevo viste anche su Amazon. Infatti a molti di voi che mi avevano chiesto, ve le avevo consigliate, visto che magari non dappertutto c'è Max Factory, ve le avevo consigliate su Amazon. Adesso ve le faccio vedere bene da vicino così capite di cosa sto parlando. I micro LED sono questi qui, vedete? Sono delle piccole goccine che vanno però a illuminare tantissimo, e se voi vedete il filo praticamente non si vede, come non si vedono neanche le lucine quando sono spente, e quando si accendono fanno dei punti luce stupendi. Adesso ve le accendo così vi faccio vedere. Ora, questo è il risultato praticamente. Dallo schermo sicuramente rende diversamente piuttosto che dal vivo perché c'è un gioco di colori che va a uniformarsi. Comunque io praticamente ho alternato fili colorati a fili bianchi in modo che almeno non sembrasse proprio fatto a casaccio, quindi magari tre fili colorati, uno bianco, no, quindi sono andata, come vedete, a mischiarli. Qua c'è il filo colorato, qui c'è il filo chiaro, poi c'è di nuovo il filo colorato, poi c'è di nuovo il filo chiaro e poi va a salire lungo il ramo. Quindi questo è il senso che ho voluto dare all'albero. Ripeto, non risulta come dal vivo perché il gioco di luci è diverso. Adesso devo andarlo a posizionare nella stessa maniera, però questo è il tutto. E questo filo di luci vi piace tanto perché, vedete, anche da vicino voi non vedete il filo, si vedono solo questi micro LED. Infatti li avevo scelti per questo motivo, perché a me non piace molto vedere il filo. Thank you.
guardate, non so se riesce a rendere perché dietro ci sono gli scatoloni. Comunque ho messo non moltissime palline perché l'albero comunque è abbastanza piccolo, quindi secondo me troppe palline non stanno bene. E soprattutto le ho messe, come vedete, con un filo logico, nel senso che qui sopra sono andata a scalare con queste tre, che sono quelle un pochino più piccoline, e poi sono andata a mettere queste qui in questa maniera qua, vedete, due lì, una al centro, due esterne, una al centro di qua, quindi sono andata a metterle in questa maniera qui per renderlo abbastanza omogeneo. E poi ci sono quelle piccoline rosse qua e là che diano un po' di rosso per poi riprendere l'interno, quindi l'albero interno. E in alto ho messo la scritta Merry Christmas, perché io non sono tanto per i puntali, queste cose qui, quindi cerco sempre di dare un dettaglio un po' personalizzato, e quindi ho messo la scritta Merry Christmas. Questo è l'albero che andrà fuori. Andrò ad addobbarlo nella parte dietro, perché tanto questo qui andrà contro la parete nell'ingresso, quindi non avrebbe senso riempirlo per poi andarlo ad appiccicare alla parete. Quindi ho messo comunque le luci, ma le palline no. Qua l'albero, secondo me qua fuori rende molto di più rispetto a dentro, perché lo sfondo fa tanto, secondo me. Guardate, mi piace da morire. Minimal, essenziale, ma secondo me è molto carino. E la particolarità che mi piace da morire è proprio il fatto di aver lasciato i cordini, quelli proprio originali, perché a me piace l'albero con le palline che pendono, vedete? Ovviamente è un bel tessuto, un tessuto molto, comunque molto elegante, e secondo me dà armonia a questi colori. Questi qui invece li avevo messi io perché volevo che riprendessero questi qua. Mi sposto ancora, guardate. Eccolo qua. E poi la scritta in alto. Mi piace tantissimo. Anche questo piccolo tocco di rosso, secondo me, lo rende molto elegante. Pranzo, dopo aver allestito l'alberello, adesso poi oggi faremo l'albero grande, non so se lo decoreremo, vediamo oggi come saremo presi da questa cosa. Comunque Mauro stamattina ha fatto il pane, guardate, ha fatto il pane che ha preparato l'impasto ieri e l'ha fatto cuocere oggi. Tra l'altro c'è un caos qui in cucina perché stiamo iniziando a togliere tutto, perché come vi ho detto mercoledì inizieremo i lavori. Adesso oggi, se avremo voglia, inizieremo anche a imballare le due parti del divano, così ci togliamo il pensiero. E domani Mauro porterà via il Vesta. Oggi andranno a ritirare il mobile di mia mamma, che abbiamo deciso di regalare a una signora che conosco, e quindi porteranno via il suo e noi porteremo il Vesta da mia mamma, così Mauro domani glielo monterà. Volevo andare da Ikea domani, ma sinceramente abbiamo troppe cose da fare, quindi rimanderemo. Tanto è inutile che io prenda in effetti il Vesta e lo specchio, se poi devo tenere anche quelli in un'altra stanza, ci andiamo solo a accumulare della roba. Quindi magari la prossima settimana, che in teoria dovrebbe essere già praticamente tutto finito, andremo a prenderlo, così almeno abbiamo tutto ordinato e non tutto accampato in giro per casa, perché io sono contenta di fare lavori, sono sempre felice, non mi fermo davanti al casino, non mi fermo davanti a niente, non mi fermo in questo caso davanti alla polvere dovendo buttare giù la parete. Però il prima, quando devo organizzare la mente per suddividere le cose, quello sì, mi manda un po' in panico. Comunque vabbè, piano piano faremo tutto. Allora, ho acceso il forno perché sto scaldando lo sformato di
di cavolfiore che ho fatto l'altro ieri, siccome ce n'era venuto un sacco, io non me lo sono portato a pranzo ieri. Ieri sera abbiamo pranzato da Ale, abbiamo pensato di finirlo oggi. Quindi mangeremo quello. Adesso preparo il tavolo e pranziamo, anche perché è già quasi una. Ora le decorazioni stanno continuando. Adesso vi faccio vedere cosa ho messo. Ovviamente tutto poi da rivedere, ma intanto inizio a pezzare così riesco a capire quello che mi piace e quello che mi piace meno, quindi da spostare. È tutto dai toni del chiaro, perché sapete che io sono l'amante del chiaro, e più vado avanti più mi rendo conto di quanto sono felice di arredare la mia casa in total white, perché a me mette quel senso di pace, quel senso di pulito, di freschezza. E quindi anche adesso, per quanto riguarda le decorazioni natalizie, che sono rimasta comunque dai toni del chiaro, mi piace veramente tantissimo. Adesso vi faccio vedere. Ho posizionato lo schiaccianoci, che anche questo qui ce l'ho dall'anno scorso, guardate. E qua ho messo questo alberello che avevo preso invece da Casa Shops, non mi ricordo se 2 anni fa. Qui invece è il nuovo alberello, preso più o meno un mesetto fa, sempre da Casa Shops, e qui ho messo la lanterna di IKEA, ma vediamo un attimo poi se spostarla. Comunque ho messo tutto, come vedete, dai toni del bianco, visto che il tavolino è già, lo scaffale è già nero. Poi spostiamoci di qui, ho aggiunto a questo verde all'interno di questo vaso che avevo preso invece da Jusk, ho aggiunto delle bacche sempre bianche, chiare. Ho lasciato la macchinina, questa qui, il pick up natalizio, che mi piace tantissimo. Da questa parte invece ho messo questa serie di alberelli, anche questi molto vecchi, presi da Casa Shops, che metto tutti gli anni e mi piacciono tantissimo. E poi la novità di quest'anno, che avevo abbandonato per qualche anno, è la ghirlanda, e non l'avevo più messa perché l'albero di Natale fino all'anno scorso era, no, fino a 2 anni fa era in quest'angolo qui, l'anno scorso era qui, quindi mettere anche la ghirlanda mi sembrava troppo. Ma visto che l'albero di Natale quest'anno andrà là, secondo me la ghirlanda nel camino ci sta bene, perché tanto comunque sono 2 zone separate. Ho messo le calze, quelle che avevo preso da Pepco, guardate, bellissime, in stoffa bouclé, che va ad abbinarsi allo sgabello, quindi mi piace veramente tantissimo tantissimo tantissimo. Adesso, finito i lavori, questa poltrona andrà via, perché la metteremo su in mansarda. Vedremo un attimo se tenerla finché non ci arriva il divano nuovo, da avere un appoggio in più, però adesso vedremo di volta in volta. Il divano ritornerà qui con la televisione qua. Però per quanto riguarda la zona TV, quindi quella parete lì dove andremo a mettere la televisione, ho in mente di far fare una cosa, così dà un po' più di carattere a quell'angolino lì, e secondo me andrà un po' a valorizzarsi, e quindi non vedo l'ora. Comunque questa è la visuale, mi piace veramente tantissimo. Io veramente adoro il bianco. E poi, vabbè, ci sono i cuscini, questi qui con gli alberelli neri, cuscino bianco con alberelli neri, che ho già però dall'anno scorso, perché me li aveva mandati una ragazza. Quindi li ho rimessi, li ho trovati tutti e due, perché non so se vi ricordate, qualche settimana fa vi avevo detto che ne avevo perso uno, in realtà l'ho trovato in mezzo ai cuscini in cameretta, quindi li ho rimessi. Sono molto minimal, come vedete, riprendono i colori della casa, quindi secondo me stanno benissimo. Adesso iniziamo invece a montare l'albero di Natale, che è la parte più lunga e più faticosa. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.
Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Chelsea's day, Gloria, in Chelsea's day. Alberello acceso, guardate, mi piace molto come sta. Ho messo anche la ghirlanda appesa alla porta, ecco qua. Ho dato anche una sistemata alle luci per fare in modo che siano uguali. Poi, per carità, i rami non sono messi nello stesso modo, ovviamente, in ogni angolo, quindi ho cercato di comunque sistemarli in maniera che potesse essere, che andasse bene. Tra l'altro mi sono accorta in questo momento che questa luce è troppo alta rispetto all'altra parte, quindi la tiro un po' giù. Guardate, anche questo qui, sistemo un attimo un po' in diretta con voi. Sapete che sono maniaca in queste cose, io per la perfezione un po' in tutto, non solo per l'albero di Natale, però per le luci particolarmente, perché mi piace averle messe, cioè mi piace metterle bene. Ecco qua, guardate. Poi in alto abbiamo le luci colorate come ogni anno, queste le abbiamo già da 3 anni, queste qui che non sono le luci classiche colorate ma sono fluo, come vedete hanno un colore diverso rispetto a quelle che si vedono normalmente, cioè del fucsia, del giallo, cioè sono proprio belle diverse da quelle che si vedono normalmente, diverse anche da quelle che ho nell'albero di Natale. Sono proprio fluo, però non so se si riesce a capire. E poi vabbè, ci sono i candy cane qua illuminati dai faretti, ecco qua. Allora, mi sono lavata, mi sono cambiata la maglia perché era piena di pelucchi di neve, quindi adesso la scrollerò bene, poi comunque la lavo, la metterò in lavatrice. Diciamo che l'albero innevato è sempre un incubo appena si tira fuori, poi dopo che è lì sta fermo e non perde più neve, però quando si mette è davvero una roba pazzesca. Però pazienza, al massimo fra 10 anni sarà senza neve perché a forza di cadere, però ce n'è talmente tanta che secondo me ce ne mette di tempo prima di rimanere vuota. E abbiamo sistemato il salotto togliendo i 2 pezzi di divano, diciamo che ci siamo venuti incontro perché abbiamo tolto un laterale e la parte centrale, che sono quelli un pochino, no, abbiamo tolto i 2 laterali che erano quelli un pochino più ingombranti, perché Mauro ha preferito già togliersi quelli più ingombranti, e abbiamo lasciato la parte in mezzo con lo schienale e il puff. Li abbiamo uniti, il puff l'abbiamo messo contro il muro, quindi ci si riesce a appoggiare, dai, tutto sommato ci si riesce a appoggiare, tanto comunque la televisione poi andrà dall'altra parte, quindi secondo me uno sarà scomodo che non ha voluto lo schienale. Però secondo me ci stiamo in 2, anche perché il nostro divano ha la seduta molto grande, è 1 metro, quindi magari in 2 stretti ci stiamo. E basta, io vi saluto perché sennò non riesco a terminare questo video per stasera, e ci vediamo poi domani con un nuovo video, così vi mostro come è diventato il salotto, vi mostro altre cose, vi porterò probabilmente con me perché andiamo a portare il Besta da mia mamma, facciamo una giornata piena domani, piena. A domani.